E siamo con Michele Imbimbo, CEO di Stargraph. Di che cosa si occupa Stargraph? Allora, Stargraph si occupa di tre cose. Facciamo consulenza ai brand che vogliono entrare nel Web3, nel metaverso, negli NFT. Abbiamo fondato un'academy di formazione che si chiama Nifty Business Academy, che fa formazione online su come trasformare la propria idea in un business grazie alla potenza degli NFT. E da maggio 2023 abbiamo organizzato NFT Rome, che è un evento internazionale di arte e cultura digitale nel cuore di Roma. E qual è la visione di NFT Rome? Allora, NFT Rome è un evento che vuole portare a Roma il meglio dell'arte e della cultura digitale, unendo la storia, il grandissimo patrimonio storico che ha Roma dal punto di vista culturale e delle ricchezze che ha Roma, con la visione che l'arte sta andando in un mondo digitale. E quindi noi vogliamo essere il punto di unione tra la storia e il futuro di Roma. Ma perché ritieni che l'arte digitale sia un'ottima forma di investimento? Allora, l'arte digitale è in grado di risolvere una serie di problemi che sono l'autenticità di un'opera, la tracciabilità, la provenienza di un'opera e può aprire l'arte a un mercato globale aperto 24 ore su 24. L'arte digitale negli ultimi 2 anni ha avuto una crescita mostruosa e i 50 artisti digitali più importanti al mondo hanno sovraperformato qualsiasi altro indice, Nasdaq, le criptovalute e così via, e si prevede che al 2030 l'arte digitale sarà un mercato da 1.000 miliardi di dollari. E quindi complimenti. Direi che ci sono tutti i presupposti per essere ottimisti su questo mercato. Come vedi il tuo business nell'arco di 3-5 anni? Il nostro obiettivo è quello di portare quante più persone possibili ad avvicinarsi al mondo del Web3 e degli NFT in maniera consapevole e vogliamo fare in modo che anche le istituzioni capiscano qual è la potenza e l'opportunità che il movimento di arte digitale può portare in una città come Roma. Noi in Italia abbiamo 2 cose sicuramente che sono uniche e che sono nel nostro DNA, che sono la passione e la creatività. Passione e creatività possono creare un nuovo rinascimento digitale, che è quello che vogliamo stimolare e vogliamo far crescere. Beh, complimenti a bocca al lupo. Grazie.